Questa mattina abbiamo ospite con noi il questore di Piacenza, Filippo Guglielmino. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Abbiamo tanti temi sul piatto, cominciamo con questa importante campagna di sensibilizzazione che vede coinvolto il comune di Piacenza e le forze dell'ordine insieme contro le truffe, una piaga veramente molto fastidiosa, soprattutto le truffe agli anziani, ci sono tante truffe anche legate alla tecnologia degli ultimi anni, bisogna agire e lo state facendo. Sì, in effetti lei dice bene, la truffa è un reato che si evolve dal caso, diciamo, di Totò e Peppino che volevano vendere la Fontana di Trevi a un turista americano nel fine degli anni 50, si è passati a un'evoluzione tecnologica, il truffatore si adegua, in genere sono persone o organizzazioni molto scaltre che carpiscono la buona fede sia delle persone diciamo più giovani o più consapevoli, sia delle persone anziane che a volte magari essendo fuori dal mondo del lavoro, ecco, hanno meno stimoli e quindi possono così cadere in alcuni momenti di distrazione. Che consigli possiamo dare ai cittadini? Dunque, è stata fatta una campagna, come ha detto giustamente lei, da parte del comune, la prefettura ha coordinato le forze dell'ordine, ci sono state anche altre trasmissioni, sono stati distribuiti degli opuscoli nelle farmacie. Io, per quanto riguarda la mia organizzazione, posso dire che sul sito, ma non è necessario essere esperti digitali, certo, sul sito poliziadistato.it proprio compare sull'icona principale in grassetto in maniera ben evidente truffe agli anziani, e lì ci sono degli spot con Lino Banfi sulle varie truffe più ricorrenti, che sono un po' quelle del falso tecnico dell'agenzia elettrica, piuttosto che della falsa eredità, di chi dichiara che il proprio figlio, il proprio nipote ha avuto un incidente e quindi per evitare conseguenze penali occorre versare subito una quota di denaro, quindi insomma la tipologia è disparata. E più se ne parla, e ne stiamo parlando anche noi che abbiamo aderito a questa campagna come Radio Sound, più si informano i cittadini, più se ne parla e più si riuscirà a sconfiggere questa piaga. Sicuramente, perché poi noi vediamo dalle segnalazioni che ci pervengono, diciamo per quanto riguarda la provincia, le denunce vengono presentate alle stazioni carabinieri, per quanto riguarda la questura le riceviamo noi e la polizia postale, vediamo che purtroppo ancora questi fenomeni sono diffusi. Devo dire, ho fatto una piccola analisi fra il primo e il secondo semestre di quest'anno, ufficialmente sono in flessione. Noi ne abbiamo registrate, sono dati che riguardano tutta la provincia, per gli over 70 anni, quindi diciamo parliamo di anziani, non sia offensivo il termine, ma come range d'età, ripeto, oltre i 70 anni, ne abbiamo registrate 40 nel primo semestre e solo 25 nel secondo semestre. Dico solo, ma in realtà è sempre un numero elevato, perché dietro ogni truffa denunciata poi c'è anche un, al di là del danno economico, spesso un dramma personale, sì, perché sì, ci si sente turlupinati, e c'è quella che i criminologi chiamano la cosiddetta vittimizzazione secondaria, cioè oltre al danno economico c'è un danno morale che a volte è lascia anche dei problemi psicologici. Noi abbiamo avuto anche l'occasione di intervistare qualche persona purtroppo vittima di truffa, quindi questa è una buona notizia, in flessione, continueremo a parlarne. Questo per la questura è anche un momento insomma molto delicato, no? Con tutti i controlli che dovete fare, che riguardano il Super Green Pass ad esempio. Come sta andando in questo senso? Da poco è iniziato questo provvedimento del governo. Dunque sì, i controlli sono iniziati questa settimana in tutta la provincia, in tutta Italia naturalmente, quindi ci siamo organizzati, ripeto, sempre con la regia della prefettura, poi con tutte le forze dell'ordine, che quindi oltre alle forze statali, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, comprende anche le polizie locali. Devo dire che tutto sommato sta andando bene, i piacentini sono corretti, ci sono alcune sanzioni, ci sono dei locali che non osservano gli obblighi e quindi anche i gestori vengono sanzionati, però sono una minoranza, questore, mi sembra di capire. Sì, dalle assolutamente, sue parole. Assolutamente, direi proprio di sì. E ci ha dato, i dati sono confortanti, ci ha dato un'altra bella notizia. Poi penso che proprio nel periodo natalizio saranno intensificati anche questi controlli. No. Tradizionalmente per noi Natale, come l'estate, è un periodo di lavoro
intenso, cerchiamo di fare il possibile, ma insomma, ripeto, il contesto socio-economico è sicuramente virtuoso e i piacentini hanno una consapevolezza assolutamente adeguata. Bene. Su quelli che devono essere i comportamenti e gli stili di vita. Chi sbaglia sarà redarguito. Che anno è stato questo 2021 e cosa si aspetta magari per il 2022 in chiusura? Insomma, guardiamo anche al futuro. Il bicchiere bisogna guardarlo sempre mezzo pieno. Certo, non è stato semplice, abbiamo registrato problemi a livello occupazionale, c'è il settore della logistica che è sempre un po' in fibrillazione. I reati, poi ufficialmente i dati non sono allarmanti, ma la sensazione di sicurezza percepita per vari motivi, anche perché questo ormai sta diventando, e lo è già, una società, se vogliamo, multirazziale, insomma la percentuale di stranieri residenti regolari è notevole, questo comporta dei cambiamenti che forse, ecco, sociologicamente vengono vissuti con una sensazione così di insicurezza che poi magari non trova un riscontro diretto nei dati ufficiali che noi abbiamo. Prima di salutarla, naturalmente le lascio il microfono, come le dicevo, siamo vicini a Natale per fare gli auguri proprio dal questore a tutti i nostri ascoltatori e cittadini piacentini. Grazie, allora auguri a tutti i radioascoltatori di buone festività. Grazie per essere stato con noi. Il questore di Piacenza, Filippo Guglielmino, ospite di Radio Sound Piacenza 24.